Anastasi era uno che sapeva giocare a pallone, aveva 15-16 anni, il mio nonno e i miei zii avevano fiuto per questi talenti. Era un nostro compagno di cordata, un nostro amico, senza soldi in tasca come noi. Ma per noi è un idolo Anastasi, per noi è il fatto che uno di noi, c'è uno del territorio. Anastasi è un personaggio. Pasquetta c'era Massimiliano Paternò della Serie C. Ed è lei che è nata nella storia calcistica. Appoggiata all'Etna, dal greco grattugia, dal siculo catane, per il territorio lavico in cui sorge, catinum, da riferimento latino alla conca delle colline che circondano la città. Sono diverse le teorie sull'origine del nome Catania. Non ci sono molti monumenti a ricordare il periodo greco, probabilmente a causa di terremoti e lava che nel corso della storia hanno colpito la città. L'antico mercato del pesce di Catania, la Piscaria, non è solo una delle tappe più pittoresche inserite nelle guide turistiche. È un simbolo di forza e speranza, di rinascita, dopo il terribile terremoto del Val di Noto del gennaio 1693. La voglia di rialzarsi e ripartire è una caratteristica della gente di Catania. Dopo la devastazione causata dalle eruzioni dell'Etna, dopo i bombardamenti aerei navali del 1943, non c'era più nulla e si pensava solo a ricostruire, a ricominciare. Subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, una vasta area a sud dell'aeroporto di Catania Fontanarossa è interessata da un importante processo di industrializzazione. Qui sorgono imprese del settore dell'edilizia, elettrico, meccanico. Qui trovano casa molte famiglie di operai. Fra queste ce n'è una particolarmente numerosa e composta da 9 persone. È quella di Pietro Anastasi, un ragazzino che adora giocare a calcio. Lo trovi sempre con un pallone tra i piedi, lo rincorre ovunque, lo prende a calci per strada e anche quando dovrebbe essere a scuola. Pietro si fermò alla terza media e poi si mise a lavorare, anzi aveva anche smesso di andare a scuola, poi fu ripreso dal papà Silvestro che si era incavolato tanto. Qui siamo nel primo campo dove Pietro Anastasi muove i primi passi da calciatore. Oratorio Salesiano, San Filippo Neri, via Teatro Greco 32, Catania. Qui si veniva praticamente da tutti i quartieri vicini Ori, perché a quell'epoca non c'erano spazi né piazze dove poter dare 4 calci al pallone. Studente di scuola media, quando venne qui faceva la prima media, poi interruppe la scuola e ha dovuto andare a lavorare, faceva il meccanico e veniva alle volte la domenica, perché si lavorava anche la domenica per necessità, con la tuta di meccanico. Il tempo che di cambiarsi. Carmelo Caldarera, Tino Vittorio, docente universitario, Compagnino, Nino Aiello, Santino Maugeri, Pietro Anastasi. Primo ricordo è stato un gol grandissimo che ha fatto sulla mia destra, al limite del fallo laterale, calcia al volo di sinistro con l'esterno e va a beccare l'incrocio dei pali nella porta alle mie spalle, che era leggermente più grande di quella attuale. Ce ne accorgevamo tutti che si trattava di un fuoriclasse, di un talento. L'attaccante gallese John Charles, 3 volte campione d'Italia con la Juventus, è l'idolo di quel raccattapalle che gli chiede una foto allo stadio Cibale di Catania. Immagine che Anastasi custodirà gelosamente nel portafoglio per tutta la vita. Con la squadra dell'oratorio San Filippo Neri si guadagna il soprannome di Petru Tuccu, perché d'estate diventa nero come la pece. La Trinacria, squadra che porta uno degli antichi nomi della Sicilia, nota quel piccolo talento sgambettare sul campo dell'oratorio. Viene qui un dirigente della Trinacria
offrendogli un borsone, e chi l'aveva mai visto i borsoni? O le scarpette con i tacchetti? Noi andavamo a giocare a calcio con la busta di plastica, senza vergogna. Davanti a quel borsone, a quelle scarpe e qualche altra promessa, Pietro Anastasi firma i Figici con la Trinacria. Mio suocero giocava a calcio e Anastasi gli portava la borsa, che era un ragazzo che lui aveva visto crescere chiaramente. Anastasi è stato acquistato dal Massimiliana, giocava nella Trinacria, era capocannoniere per 200.000 lire. La Massimiliana è stata una passione di questi fratelli Massimino, che erano degli imprenditori, dei costruttori, che avevano la passione del calcio, e allora si sono messi assieme e hanno rilevato una società che si chiamava Scatte e l'hanno denominata poi Massimiliana. E ci hanno messo passione, ci hanno messo cuore, ci hanno messo soldi. Io ho delle foto che quando è stata promossa in Serie C, aveva 15.000 persone, cioè lo stadio di Catania sembrava che stesse giocando in Catania. Invece era la Massimiliana, ma c'aveva un seguito pazzesco. Nel quartiere Cibali sorge lo stadio che ospita le partite casalinghe del Catania, intitolato nel 2002 al presidente Angelo Massimino, il più longevo nella storia rossoazzurra, per 21 stagioni in tre riprese, dal 1969 al 1996, l'anno della sua scomparsa. Questo ragazzo che era tornato dai primi, diciamo, lavori importanti in Argentina, si era dato da fare ed era tornato qui in città nei primi anni 50 con una grandissima voglia di portare avanti la sua missione nel calcio, fondò la Massimiliana negli anni 50 insieme ai suoi fratelli. È la prima squadra di calcio che porta il nome di una famiglia, e nei sogni di Angelo Massimino e dei suoi fratelli Pippo, Turi, Alfredo, Ottavio, doveva essere l'antagonista principale del Catania, doveva superare il Catania Calcio. In qualche modo le vicende della Massimiliana con quelle del Catania si incrociarono nel 1966, perché la Massimiliana salì di gradino, arrivò in Serie C, il Catania invece, finita l'epoca dorata di Marcocci e di Di Bella, scese in Serie B. La storia di Pietro Anastasi è davvero unica, perché questo ragazzo di umili origini giocava a pallone 24 ore al giorno. Era uno che sapeva giocare a pallone, aveva 15-16 anni, il mio nonno, i miei zii avevano fiuto per questi talenti e quindi erano abbastanza conosciuti. All'epoca bastava una stretta di mano per assicurarsi il passaggio di un giocatore da una società dilettantistica all'altra. I fratelli Massimino, che erano 7 fratelli, che partecipavano finanziariamente a questa squadra qui e volevano farla diventare a pari del Catania, diciamo così, però ci sono andati quasi vicino. Il Catania dice che lo trattava, che dobbiamo fare, ce lo prendiamo noi, perché oltretutto in quel periodo Angelo Massimino, che è uno dei fratelli però, che poi è passato, ha rilevato il Catania. Perciò tra fratelli forse c'è nata qualche cosa, forse quello lo voleva gratis, chi lo sa. Il fatto è che Catania non l'ha potuto prendere, ma si è avuto dei rimpianti chiaramente. Poi Anastasi, un colpo di fortuna col Varese, quando si dice destino. Una storia di calcio che di fatto comincia in aeroporto. Campionato di Serie A, 24 aprile 1966. Il Catania batte 3-0 il Varese. Un deluso Alfredo Casati, direttore sportivo dei biancorossi lombardi, si trova in aeroporto per tornare a casa con la squadra, quando, con un gesto di cavalleria, cede il proprio posto in aereo a una signora incinta. Torna così in albergo, chiacchiera con il barista, che gli suggerisce: guardi, giusto per passare il tempo in attesa del prossimo volo, vado a vedere la Massimiliana contro il Paternò. Lì in attacco gioca un ragazzino che è davvero forte. Casati lo ascolta, va a vedere questa partita che finisce senza reti. Rimane comunque impressionato da quel ragazzo, tant'è che va subito negli spogliatoi e conclude in fretta l'affare. È così che Pietro Anastasi diventa un calciatore del Varese. Una carriera che decolla per un volo mai preso.